di iniziare il video, ragazzi, volevo salutare due iscritti che due video fa mi hanno chiesto appunto di essere salutati. Con loro sono Gianni, il Barba Gianni, ed il Bomber, che tra l'altro siete tutti e due dei grandissimi fan. Quindi ciao Gianni, ciao Bomber, tutto bene? Spero di sì, speriamo che le cose vadano bene anche quest'anno. Come ho già detto, siete tutti e due dei grandissimi fan e per questo vi stimo tantissimo. Qua intanto sta cadendo una cosa, aspettate che la sistemo. Grazie mille di nuovo per il supporto e tra l'altro siete anche molto simpatici, ragazzi. Poi ragazzi, un'altra cosa vi volevo dire. Quando io vi dico, ora mi sto riferendo però a tutti gli iscritti che ho, quando vi dico, non so, tra due video vi saluto, non vi saluto nel prossimo semplicemente perché uno l'ho già registrato e quindi non posso fare clip secondarie o cose varie, oppure semplicemente per il tipo di video che vado a trattare, anche se non l'ho ancora registrato. Comunque ragazzi, io ripeto, non ho mai e non avrò mai problemi a salutarvi. Detto questo ragazzi, buona visione. Ciao a tutti ragazzi, sono me, fa benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale. Dopo tutto quello che vi ho detto nel video vlog precedente su quello che mi era accaduto precedentemente, guardate quante coppie abbiamo. Ebbene sì ragazzi, 2987 trofei. E sì, sono veramente tanti. Siamo a meno 13 dalla leggendaria. Spero che non mi accadino altri fail di registrazione, se magari elimino clip o cose varie. Raga, meno 13. Ho fatto altre battaglie, sono andate veramente bene. Io direi di aprire questo baule. Omaggio, ok, non troviamo niente. Questo qua è il nostro deck. Non occorre nemmeno che lo descrivo. Attacchiamo e vado a per l'arena leggendaria, ragazzi. Voglio raggiungerla nuovamente. Allora, 2988, quindi un trofeo in più di noi è già buono. Allora, io non posso iniziare così. Non posso iniziare perché ho il tronco, la fireball. Ora sì però, ragazzi. Allora, è uno. Sono curioso di sapere come si muove. Ok, tu fai così. Mi tengo l'inferno. Poi sicuramente farà una combo gigante con qualcos'altro, ma non possiamo sapere cosa. Voglio assolutamente vincere questa partita. Ci spero e ci tento. Allora, io direi... Ok, questi li fermiamo così. Spero non abbia la zap, ragazzi. La zap è una carta pericolosissima. Pericolosissima, ragazzi. Ok, dai, più o meno ci siamo difesi abbastanza bene. No! Credo, mi è scappata la scarica, mi è scappata la zap. Ragazzi, mi è scappata la zap, ma sono... No, raga. Cioè, la zap la potevo usare per difendermi da questa. Vabbè. Allora, io direi che però... No, raga. Che errore ho fatto, non dovevo. Niente raga, questa mi sa che è andata. Vedete che basta un errore per perdere una partita. Poi quando c'è la scintilla tra le balle e ti mettono, cioè perdi la zap per qualsiasi motivo, poi questo anche in mega bar. No raga, non ce la posso fare. Errore mio, ma anche questo deck, sinceramente. Lasciate perdere la zap. Come caspita faccio a difendermi? Barbari scelte al 10. Scintilla che non ce l'ho neanche. E la considero anche la leggendaria più forte del gioco. Non lo so, raga, ditemelo voi. Inferno in aggiunta, oserei dire. Doppio inferno, quindi specchio. Voglio vedere ora come caspita si difende da tutto quello che gli sto per mettere. Dai, e non ti difendere. No dai, e c'è anche lo stregone elettrico, ma è pazzesco, ma come si fa, ma come si fa, ma come si fa? Cioè, adesso io come faccio? Quando Royale fa così? Sì, è anche vero
che ho sprecato la zap perché mi è partita così a caso, non so perché. Però, cioè, come facevo a contrastare questo deck? Cioè, avete visto? No, guardatelo. Voglio arrivare in arena leggendaria, giuro, ragazzi, non... Principessa, specchio, barbare scelta al 10, stregone elettrico che come caspita ha fatto a vincerlo, scintilla livello 2, tronco, e basta. Cos'altro ancora? Io ci tenterei, raga. Ci voglio assolutamente arrivare. Barbare scelti, per forza. Barbare scelti in combo con gli spiriti del fuoco? Perché no? Però direi, ciao, se ci riesco magari, vabbè. Direi di tenermi gli spiriti del fuoco. Anche questo c'ha questi a livello 10, tra l'altro. Come caspita faccio a difendermi da questi? Non lo so. Cioè, raga, tutti con la zap, tutti gli stessi deck, ma è una roba. Anche la principessa in aggiunta. Sì, d'accordo. Oh, ragazzi, così. Io qua purtroppo sono costretto a fare qualcosa, altrimenti, esatto, la principessa poteva essere abbastanza pericolosa. In questo caso, considerando che lui ha i barbari scelti di livello molto alto, tra l'altro. Allora, stavo dicendo di livello alto, però lui mi ha messo il gigante royale, quindi io mi difendo in questo modo. Spero che non abbia zap o cose varie, perfetto. Lui ha speso 6, io ho speso 5, perciò uno di Illusion in più a me. Non so chi è in vantaggio in questo momento, non ho fatto dei calcoli, diciamo. Però direi che potrei fare così, prima di tutto. Poi voglio vedere come reagisce. Ok, fai così. Quindi io ti faccio così. E così. Raga, questa qua può darsi che sia vinta, può darsi. Zap. Secondo me anche mezza buttata, ma non importa. Speriamo nelle tre corone con questi. Come non detto, niente. Allora, ragazzi, abbiamo un minuto di tempo per vincere la battaglia. Sì, siamo in vantaggio noi, ovviamente. Cioè, ovviamente, sì, esatto. Però... non so... Ragazzi... No. Ok, dai, perfetto. No, ragazzi, stavo dicendo, non so se andare per la seconda corona... Oppure se andare a difendermi e basta. Però dato che... No, raga. Facciamo tac. Sì. Come volevo, più o meno. Sì, ragazzi. Vinta. Meno uno dalla leggendaria nuovamente. Però speriamo di vincerla, ragazzi. Siamo a 10 minuti di registrazione. Va bene, dai. Baule d'oro, perfetto. Ci accontentiamo alla grande, direi. 988, dai, Clash Royale. Fammi vincere questa. Poi, raga, se la vinciamo, basta. Chiudo. E sì, ovviamente farò anche altre battaglie, ma per rimanere comunque in leggendaria, preferirei fare... altre cose, insomma. Non commento nemmeno, ragazzi. Uno a uno, è d'accordo. Secondo me l'ha buttata. Secondo me. Raga, 3, 2, 1, Ogrider. Ora mi preparo una zap eventuale. Ora non ti puoi difendere da queste cose. Se ti difendi...
vuol dire che sei vera. Ok, ragazzi, stiamo andando benissimo, direi, e siamo nuovamente noi in vantaggio. Sì, raga, sì, più o meno quello che volevo, oserei dire più o meno. Qua purtroppo delle hit ce le becchiamo, ma ragazzi, ci manca una sola corona e facciamo le tre. O ci pensiamo a difendere in qualche modo, oppure andiamo per le tre. Cosa dite? Ha usato i barbari scelti? Può metterci il gigante? Sapete che vi dico, non mi importa, me la voglio rischiare, mi sono stufato di aspettare. Mi sono assolutamente stufato di aspettare ancora tempo e tempo, ragazzi, e finalmente arena leggendaria, ragazzi, nuovamente arena leggendaria, finalmente. Scusate se ho detto un po' di cavolate magari durante il video, cose incomprensibili, ma ero concentrato, raga. Arena leggendaria, anche se lo vedete direttamente dall'iPad, cioè dalla registrazione, insomma, ma non importa. Ok, ragazzi, finalmente. Quindi non voglio avere esultanze troppo esagerate, perciò mi limito anche. Vabbè, direi arena leggendaria. Arena leggendaria a tutti, così a caso proprio. Finalmente, ragazzi, il video di 13 minuti può anche andare bene così. Questo qua è il mio deck, però io direi di esaminare un attimo velocemente, così da un minuto proprio neanche, non lo so, i deck con la quale abbiamo avuto a che fare in queste tre partite. Allora, questa qua contro Quintin 63 era davvero impossibile. Stregone elettrico, gigante di livello 7, barbari scelti, specchio, scintilla, insomma tutte carte che soffro. Il deck numero 2, ovvero di Andres, anche quello mi ha dato veramente molte difficoltà. Ma raga, fateci caso, sono in molti secondo me ad usare, non in questi casi però, la Zap, il gigante di barbari scelti, raga. Per farvi un esempio, ragazzi, barbari scelti livello 10, barbari scelti ancora, barbari scelti. Sì, variano molto i deck, certo, però ci sono dei momenti tipo di 5 partite di fila che ci sono tutti più o meno gli stessi deck, o deck simili. Niente, ragazzi, detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, spolliciate, commentate, condividete. Spero di non fare di nuovo il fail dell'editing o ste robe qua, perché veramente se no non ho più robe da dire. Nuovamente in arena leggendaria, signori, finalmente. È come se non ci fossi stato, come vi dicevo nell'altra settimana, nell'altra volta, nell'altro momento, non importa. Buona visione. Cosa sto dicendo, ragazzi? Ho perso la testa dopo che sono arrivato in questa arena. Ciao, ragazzi, spolliciate, commentate, condividete e noi ci vediamo nel prossimo video. Leggendaria, ragazzi, finalmente nella leggendaria! Ok, basta così.